Volevo raccontarvi qualcosa, per farvi capire. È accaduto qualche mese fa, ma continua ancora adesso. E dovrebbe farci vergognare di noi stessi, quando parliamo come se sapessimo di cosa parliamo quando parliamo d'amore. È successo qualche mese fa. E una sera che ero reperibile, a un certo punto chiamo l'ospedale, io stavo lì che stavo per mettermi a cena con Tommy. Insomma, mi dicono che è successo un incidente sull'autostrada. In pratica un ragazzo ubriaco si era schiantato contro un camper e nel camper c'erano due vecchi sui 75. Allora io sono andata subito all'ospedale di corsa. E quando arrivo vedo subito il ragazzo, morto, su una barella. Allora mi faccio mostrare i due vecchi e loro erano ancora vivi, però erano in condizioni pietose, praticamente avevano di tutto, contusioni, lacerazioni, fratture multiple. Stavano veramente male, quindi ho chiamato subito l'infermiera, ho chiamato l'ortopedico, il neurologo, due chirurghi e siamo andati in sala operatoria. Insomma, abbiamo sgobbato tutta la notte. La mattina gli davano il 50% di probabilità e insomma in breve li portiamo in terapia intensiva e lì continuano a lavorare per 2 settimane su questi due e così man mano vedo che i valori migliorano e cominciano a stare meglio. Io mi ero un po' affezionata a questi due signori, non so perché, e quindi li andavo a trovare spesso. Beh, avevano gesso e bende dappertutto, dalla testa ai piedi. Avete presente come al cinema? Sì, è proprio tutti coperti dalle bende, con due fori per gli occhi, due fori per il naso e foro per la bocca. E, beh, il marito era quello più depresso. Anche dopo che aveva saputo che sua moglie stava meglio, continuava a stare depresso. E io, a un certo punto, gli ho chiesto perché stava così. E sì, mi sono proprio avvicinata al foro della bocca, no? E lui mi ha detto che l'incidente era una cosa, ma il problema era un altro. Lui stava male perché con quei fori per gli occhi non riusciva a vedere sua moglie. Non ve lo immaginate, cioè lui si stava letteralmente consumando. Perché non riusciva a girare la testa per vedere sua moglie. Ma voi capite cosa sto dicendo?